Ciao a tutti boys, ben ritrovati nel mio studio. Credo che la mia figura possa essere considerata una specie di ponte che collega il mondo degli youtuber al mondo della musica, essendo io stesso entrambe le cose. Chi meglio di me può darvi un parere sincero e imparziale riguardo una canzone fatta proprio dagli youtuber? Non ho mai e poi mai ascoltato una canzone di uno youtuber in tutta la mia vita. Ma visto che sono mesi ormai che mi scrivete in privato dicendomi: ehi, ascolta le canzoni degli youtuber, non te ne pentirai! Anche se me ne pentirò, è come? Le mie aspettative riguardo a quello che andrò ad ascoltare sono molto basse. Proprio bassissime, proprio basse, basse, laggiù, vedi? E laggiù in terra sono. Vediamo però se i miei presentimenti sono giusti. Ascolterò quindi i brani che mi avete consigliato su Instagram. Spero che siate stati buoni con me. Lo sapete che io mi incazzo facilmente quando sento della merda. Ho selezionato 7-8 brani che mi avete consigliato di più. Primo brano, Valerio Mazzè, che non so chi sia. Turbass, Prod Beko. Solo da niente. Ho già capito che canzone sarà. Sarà una merda, lo so già. So già che sarà una merda. Ci metto la firma. Da come è partito, da come è iniziato il video, dall'impostazione, da questo frame, io so già che questo video sarà una merda. Questa canzone sarà una merda. Prima solo insulti, ora che non sono più con voi. Cosa vuoi? And now, look at me now. Faccio la storia quando ero solo e non eri con me. Mamma mia. No, 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 no. No, 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 no. Chiedi le foto ai miei fra, io vado avanti, tu resti là. Vivo il mio sogno, tu wake up. L'unica cosa di cui mi dispiace è del beat. Il beat non è neanche malaccio. Lui voleva fare una canzone solamente come, diciamo, premio della carriera andata bene su YouTube, come traguardo raggiunto. Mi copiano e lo so che sto girando. Ma chi ti copia? Questo è il ritornello. Questa fa cagare, ragazzi. Tanto plasticoso, lo sento. Prossimo pezzo, Chakra, Zano Blur, 24H Freestyle. Già partito meglio, vero? Sono tornato solo per il chakrone, per la 24H faccio altro e non mi frega più un cazzo. Sono un tipo... Zano ha la voce da trapper, ha la voce da rapper, per cui ci sta bene. Beat è una manata, il beat è bellissimo. Veramente complimenti, Chakra. Sono tornato solo per il chakrone, per la 24. L'unica cosa è che Zano dopo un po' sempre sullo stesso tono, dopo un po' stucca. Fa delle iene, ok. Solo per Zanone Jam, sempre stato amico, spacco pure. Bello! Piano piano sto imparando a volermi bene. In un mondo dove preghi che ti venga un cancro, per le tasse che uno paga, con saluto e t'accompagna. Qua si cala un po'. Sento che si sta sforzando a fare una voce che in realtà non è sua. Sento che la sta facendo calare troppo e ciò la rende finta, la rende... Complessivamente bel pezzo, non ha niente a che vedere con quello di prima, siamo su un altro livello. Stormy Boomers, questa è una canzone relativamente recente. Non so chi sia Stormy. Ragazzi, non offendetemi, io veramente YouTube Italia... Vabbè, si comincia subito col meme. Nonna, che si mangia oggi? Oggi si mangia leggero. 2 chili di cose. Boomer, fake news. Spamma meme brutti in caps su Facebook. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? Ah no? Vabbè, canzone parodia, ma a me in genere stanno sui coglioni queste canzoni. In genere in questo tipo di canzoni hanno sempre delle produzioni spaziali che ti fanno quasi incazzare. Dici, ma cazzo, ma non è sfruttata. Finto bad boy, no, blu, sto correndo. Flexo il Rolex, flexo le easy, con i soldi di mia mamma compro tutto molto easy. Cazzo, non è male. Questo pezzo non vuole essere serio, vuole essere una parodia, un prendere per il culo boomer, per cui ci può stare. Un pezzo così secondo me funziona. Filtro sceni con i gattini, cani orrendi e fiorellini, buongiornissimo cuoricini. Ma che cazzo è? Su TikTok contro i boomers. Super drop, come immaginavo. Canzone divertente, non ti rimane in testa, però ti fa sorridere. Ed è quello l'intento di questa canzone. Joker, Boom Baby. Dal primo fotogramma con lo Demar Piguet in primo piano capisco già cosa vuole essere questo video.
pensavi che ormai era finita. La storia si ripete ma appena cominciata. Beat non è male. Beat non è affatto male. In vista sulla pista, mando in fissa, si Fortnite, sono online. Uno youtuber cade quando un jogger si siede. Come fossero... Minchia, ci ho fatto caso solo ora. 100.000 like, 60.000 dislike. Ha parecchi dislike. Come mai? Ci deve essere un motivo sotto. Non vado al lavoro se faccio due stipendi. Ho capito perché ha così tanti dislike. Seduto su una classe a fotto la tua tipa. Boom baby bye, boom baby bye. A livello di sound complessivo non è male, cioè non posso dire che suona male, suona bene. Il testo lascia a desiderare, però cazzo, suona bene. Boom baby bye, boom baby bye, boom baby, ho aspettato sto tempo più che mai. Non suona male, ma che cazzo, perché ha così tanti dislike? Mi spiegate sotto nei commenti il motivo di così tanto odio verso Joker? Spiegatemelo, sono veramente curioso. Prossimo pezzo, Sespo, il ritratto di Dorian Gray. Ah. Ma quanto sei figo, facciamo una foto. Ah, yeah, yes, porca troia, mi hanno trapanato l'orecchio. Ci terrà il ricordo di un'esperienza, ma come faccio a restarne senza? La mia carriera, chi la reinventa? Se l'ho fatta io, tutto di fretta. Io li odio questi pezzi. Io ragazzi non riesco ad ascoltarli per più di 41 secondi. Quindi skippo. No, scherzo. Dirò di no, se non mi fido. Minchia, il video fa cagare. Tutta sta gente mi vuole che io, ma sono riuscito a mandarli via. Che ha detto? Se non mi fido non è colpa mia. Bene, direi che è arrivato il momento di passare al prossimo pezzo. Lilli Meraviglia, Osceno, Prod Beko. Ancora Beko? Ma non era quello di Valerio Mazzei? Ma questo Beko produce solo gli youtuber? Prove a favore della teoria che nei concerti trap si possano trovare anche forme di vita intelligenti. E adesso passiamo alle ultime. Mia classica intro di merda che dura due ore e mezza. No, io non ci sto. In un mondo così brutto e osceno. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cosa sto vedendo? Allora, l'obiettivo di questo video, di questa canzone, sicuramente è quello di far rabbrividire chi l'ascolta, chi vede il video. E minchia, c'è riuscita la grande. Bene, direi che è venuto il momento di passare al prossimo pezzo. Favi J, Fit, i Pantellas, pagherai tu. Usciamo insieme. Questo è Favi J? Ti posso prendere stasera. Un ristorante a 5 stelle, che vuoi che sia? Ma che è? Baby, pagherai tu. Cos'è sta storia che se un uomo è... Non è male Favij, io pensavo peggio. Complimenti. Tutte le volte che mi hai detto aspettami giù. Attenzione! Giù, pagherai tu. Favij ci sta, non stona, vabbè qua ci saranno 40 milioni di ore di lavoro in post-produzione, però qualitativamente parlando ci siamo. Sono come un bimbo sai, io ti seguirò, ma per... yeah, cos'è sta storia? Vabbè ora basta, bel pezzo, complimenti Favij, ora basta. Oh! Questa penso sia la canzone più famosa di uno youtuber italiano, di un canale italiano. Stiamo parlando dei Me Contro Te, la vendetta del signor S. Minchia, mi viene già da skippare. Ah, non ce la faccio a guardarlo. Oh! Signore Sette. Signore Sette. No, ragazzi, siamo già arrivati a 6 secondi. Vi giuro che comincio a tremare. Non so se è la caffeina contenuta nella Monster oppure se sono loro. Signore Sette. Ah! Ci trovi sempre, signore Sette, non so come fai. Mi dispiace anche stare. Cosa penso delle canzoni? Aspetta, cambio inquadratura. Cosa penso delle canzoni fatte dagli youtuber? Io penso che gli youtuber dovrebbero smetterla di fare canzoni. No dai, a parte gli scherzi, ognuno può fare davvero quello che gli pare. L'importante però è non pensare che queste canzoni vadano prese sul serio. Bisogna prenderle per quello che sono, ovvero una merda. Niente ragazzi, consigliatemi con un commento un nuovo video da portare su questo canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao boys!